qui siamo partiti dalla Sagra di San Michele, stiamo facendo questo sentiero molto bello in mezzo ai boschi, in mezzo a questi pietroni. Sono megaliti anche questi, secondo me. Guardate che panorama, in mezzo alle rocce, in mezzo al bosco spunta la Sagra. Siamo partiti di lì poco fa, appunto, come dicevo, e adesso stiamo andando verso il Picco del Faro. E questo è il sentiero dei Principi. Qui in realtà è ancora un saliscendi, poi la discesa quella seria inizierà più avanti. Si continua dal sentiero dei Principi, però bisogna fermarsi, non si può pedalare qui andando a bomba, perché ogni tanto ti devi fermare ad ammirare il panorama. Siamo veramente a picco sulle montagne e lì c'è la Sagra di San Michele nella sua bellezza, che è lì imperiosa sulla valle. Non è possibile percorrere questo sentiero senza fermarsi un attimo. Qui sempre il sentiero dei Principi, siamo arrivati al colletto del Faro e come vedete c'è una panchina, sintomo del fatto che anche qui ci si deve fermare ad ammirare il panorama, perché è veramente favoloso, sempre con vista sulla Sagra, ma veramente un gran bel posto. Non mi chiedete se vi consiglio di fare questo giro, perché mi sembra evidente. Proseguendo sul sentiero dei Principi c'è una piccola deviazione che ci porta a questo punto panoramico che si chiama Punta dell'Ancoccia. E qui vediamo sulla sinistra la Sagra di San Michele e sotto tutta la bassa Val di Susa. Si vede chiaramente l'autostrada Torino-Bardonecchia. Qui sotto dovrebbe essere Sant'Ambrogio di Susa. E laggiù si vedono i laghi di Avigliana. E ovviamente poi lì dietro la collina morenica di Rivoli. Vale davvero la pena arrivare fin qui. Beh, siamo a Sentiero dei Principi, riprendiamo la discesa da Punta dell'Ancocca a Colletto del Faro. Di qui in avanti dovrebbe iniziare la discesa vera e propria. Per cui, let's go! Una discesa su cui bisogna stare attenti, perché c'è un panorama stupendo di fianco e si rischia di distrarsi. Invece il terreno è roccioso, sconnesso, bisogna andare piano e stare estremamente attenti. Quindi piuttosto ci si ferma un attimo ad ammirare il panorama, ma è meglio non togliere gli occhi. Hopla. Hopla. Eh sì, rocce sconnesse, occhi bene aperti. Thank you.
sedia. La pietra posteriore solleva le rocce e le sbatte contro il telaio della bici. In montagna, come vedete ragazzi, sempre sentiero dei principi sopra Sant'Ambrogio di Susa, che è lì sotto. Avigliana è dietro questa montagna sulla destra e stiamo percorrendo questo sentiero che qui è abbastanza scorrevole, ma sempre con gli occhi aperti. Un cerbiatto ragazzi, guardate lassù, un cerbiatto, eccolo lì, si è fermato a guardarmi in mezzo alle rocce. Guardate che bello, stupendo. Qui sul sentiero dei principi ci siamo fermati e qui c'è un altro punto panoramico sui laghi di Avigliana e sulla Val di Susa sotto. Siamo
praticamente al termine della parte alta del Sentiero dei Principi. A breve incroceremo la strada e incomincia la parte bassa, che è molto molto tecnica e difficoltosa. Speriamo anche che non sia fangosa, che ieri sera ha piovuto, c'è stato un bel temporale, fin qui il sentiero era assolutamente percorribile. Speriamo che lo sia anche la parte bassa, che è molto più in ombra.